Benvenuti ragazzi, sono Blaze e come potete vedere oggi nuova serie Brothers, A Tale of Two Sons. Quindi fratelli, la storia di due figli. Premere start, vediamo dove ci porta questo gioco, questa magica avventura. Ecco subito ragazzino davanti alla lapide. Pronto? Buongiorno? Ah ok, eccolo qui. È asiatico? Una rosa su una lapide senza nome, data, niente. Qui è morta Rosa. Era davvero una ragazza. È morta annegata. Cioè, no, sì, annegata. Non è riuscito a salvarla. Parla in inglese e non ci sono sottotitoli. Adesso sarà un problema. Abbiamo capito che sua madre è morta annegata e lui non è riuscito a salvarla. Tirandola sulla barca. Ok. Già è triste. Ok. Magia. Subito. Gli spettri così. E lui non va nel panico. Non corre. Scappa. Nahi. Nahi! Vieni qua. Secondo me si stanno insultando. Comunque. Chiede aiuto. Dobbiamo portare. Il signor anziano. Il papà. Non so chi sia. Ok, ci siamo. Basta che lo lasciate andare giù per la rupe e lui scenderà automaticamente da solo. Forza, ragazzi. Ok, devo tenere premuti i grilletti per comandarli entrambi. E poi con gli analogici li muovo. Minchia, sarà difficile muoverli tutti e due contemporaneamente. Ma il signore non può camminare perché ha la tosse. Che problemi ha? Ok, siamo arrivati qui. Adesso, esatto, basta che uno muove il tutto. Olè. Ah, ha la faccia della tecnologia comunque, bravi. A ta, tua sorella. Perché comandi? Ma non è il tuo schiavo, proprio. Ecco, tu aiutalo, cioè, comanda lui, comanda. Guarda, vuoi vedere che devo lanciarlo là sopra? Esatto, guarda. Olè. Vai ragazzetto. Adesso la corda per te. E immagino che tutte e due dovete spingere questa. Così. Ok, muovetevi entrambi. Allora, tu qua e si va a casa. Ehi, salve! Veloce, veloce, non può camminare perché ha la tosse. Ia, ia, oh. E niente, lo guarda in faccia e gli tossisce in faccia. Ne è ormai spacciato. È finita. Ma come? Ha la tosse. Lo sciroppo va tutto a posto. Beh, se avessimo lo sciroppo. Qui io ho le pozioni, ho le pergamene, ma. Esatto. Toh, beccati la pergamena. Dovete andare dall'altra parte del mondo a prendere qualcosa. Ma questo è serio? Sì, dovremmo farlo assolutamente. Ma morirà prima che arriviamo, comunque, se non moriamo noi. Sì, sono convinti loro. Dai, becca questa pergamena, vai a raccogliere le radici. Torneremo presto, sicuramente. Da qua, immagino. Ok, qui il problema è, si scende. Questo che vuole? Non ci fa passare, giustamente. È uno stronzo. Piano. E qui già le prime avversità. Il fiume. Eh no, io non so nuotare. Ma è bassa l'acqua. No, no, no. Non nuoto, cazzo. Stai calmo. Gli deve salire sulle spalle e nuotare. Ma fantastico. Sulla fiducia.
Ok, ce l'ho. Si è aggrappato e vado con l'altro. Ok, ci siamo. Ma sto tizio è stronzo. Ok. Guarda che pezzo di merda. Ah, vabbè, è un pizzico difficile, ragazzi. Hop. 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 Ok. Una alla volta, per carità. Dovrebbe saltare. Lo faccio uno a uno, ragazzi, perché altrimenti diventa difficile per il mio cervello concepire due cose insieme. Allora, aggrappati e vai. Aggrappati e vai. Ok, andate, andate. Olè. Ci siamo. Ok. Sicuro dalla visuale. Non possiamo scendere. Ci sediamo. E quindi? Ma che cagata era questa? Ok, dobbiamo andare di qua. Ok. Non è atta, sali, coglione! Ah, uno è andato. L'altro pure. Olè. Questo è un figlio di puttana! Ci perseguita! Stronzo di merda! Ho capito che tu non ci passi, ma lui che è piccolo. Sì. Così, moglie libero il cane. Scappa, bastardo. E poi è piccolo il cane, di che cazzo hai paura? Guardalo lì che trema. Prendiamolo per il culo, dai. C'è un piacere, c'ho piacere. Qui c'è un altro signore che dorme. Ehi, pronto, dovremmo passare. Ma qui la gente non lavora. Niente. Boom! Così si è svegliato. Non ci picchia, non so per quale motivo, però. Adesso dovresti farci passare cortesemente. Scazzato per abbassare la leva che potevo farlo anch'io. Grazie mille. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Praticamente abbiamo visto la tragica storia della mamma di questi ragazzi e opto che il signore che non poteva camminare perché aveva dei colpi di tosse tremendi fosse il padre, e praticamente questi due ragazzi devono cercare la cura appunto per suo padre. Abbiamo fatto solo la parte introduttiva, quindi il tutorial. Mi fermerei qui. I comandi sono semplici, ma comunque complicato da fare insieme. Guarda che due coglioni. E per il resto, niente. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui in mia compagnia. Con questi due fratelli dovremmo dare dei nomi. Anzi, scrivetemi nei commenti voi i nomi per questi due ragazzi. Niente, vi invito a condividere il video con i vostri amici, a iscrivervi al canale se i contenuti vi piacciono, e in descrizione troverete la mia pagina Facebook e Instagram se volete seguirmi appunto sui social. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!